can't touch this. You can't touch this. Sono andata alla Galleria Valentina Bonomo a Roma, dove si è svolta la personale del grande artista Enzo Cucchi. Cucchi è uno degli esponenti maggiori della trance avanguardia, quel movimento artistico nato alla fine degli anni 70 e teorizzato dal curatore e critico Achille Bonitoliva. Dopo un periodo di dominazione dell'arte concettuale, la trance avanguardia cerca di recuperare il vecchio metodo di fare arte, quello più gestuale e più tradizionale. Enzo Cucchi è un artista a 360 gradi, infatti lui si sperimenta in ambiti diversi, dalle arti visive ad architettura, design, moda, anche se in realtà la pittura rimane sempre fondamentale da un ruolo centrale nei suoi lavori. Cucchi è molto abile a mischiare tra loro forme, concetti, materiali e anche espressività del gesto, e riuscendo così a rimandare allo spettatore opere di grandissima intensità simbolica. Il teschio, per esempio, è un elemento onnipresente nei lavori di Cucchi, il teschio che rimanda al cimitero, ma secondo il maestro il cimitero non è un luogo di morte, ma invece di vita e di memoria. Il teschio che poi ci ricorda il grande Shakespeare, infatti Enzo Cucchi riprende tantissimo dal mito e dalla letteratura. Infatti quando si guardano le sue opere sembra sempre di essere catapultati in un'altra dimensione, come la sensazione per esempio che si prova di fronte alla tela esposta nella galleria, dove è raffigurato un gatto dagli occhi incandescenti che sembra una creatura venire da un altro mondo. Beh, è un tema ricorrente nell'opera di Cucchi, il teschio, no? È un motivo ricorrente. Penso di non aver visto mai un'opera sua in marmo, una scultura in marmo, perché ho visto dei bronzi, però mi ha colpito l'uso di questo materiale, mi faceva pensare ai dei picchi di ghiaccio, delle montagne, molto bello, molto, molto intenso. La ringrazio dalla redazione di Art for Us. Signor Cucchi, com'è nata l'idea di questa mostra? Tu pensi che fare una mostra bisogna avere per forza di cose un'idea? No, non penso questo, però... E questo è già importante. No, non ci devono essere idee. Le mostre si cominciano quando hai la testa vuota, perché altrimenti non continui a pensare. La pittura è... in assoluto la cosa più sofisticata, la più difficile. Naturalmente è chiaro che il mondo pensa che sia obsoleta, in realtà è la cosa più difficile, ed è l'unico grande privilegio che abbiamo. E cosa ne pensa quindi dell'arte contemporanea, come per esempio le installazioni, videoarte, queste nuove forme di ipercontemporanea? Io non penso che sia una cosa ipercontemporanea, non c'è niente che è iper, è semplicemente una cosa che ha a che fare naturalmente con l'esistenza del lavoro. Quindi è solo un altro mezzo? Esatto, anche non solo neanche un altro mezzo, è un modo anche per organizzare alcune cose, diciamo che un giovane naturalmente sceglie i materiali più veloci. Bene, dopo aver sentito le sagge parole del saggio maestro, andiamo un po' a parlare dell'ambiente che si viene a creare a questi eventi. Si sa che quando si va in questi posti, in questi luoghi, si incontra sempre gente del bel mondo. C'è molto fashion, molto la moda, la creatività esce da tutti i pori, tutti i duty. Era presente Roberto D'Agostino, alias D'Agospia, fondatore dell'omonimo sito di Gossip, uno dei siti più visti, odiati, amati in Italia. Devo dire che mi ero abbastanza esaltata alla presenza di D'Agostino, no? Poi un po' mi vergognavo, poi i miei amici mi hanno convinto a chiedergli un'intervista e quindi mi sono avvicinata. Il VIP però non ci ha concesso l'intervista e devo dire che ci ha rifiutato in una maniera molto elegante. Ah, ragazzi, non vedi che sto a parlare?
molto raffinato. Ma adesso il mito dei miti, il poeta Valentino Zeichen, che io devo essere sincera non conoscevo prima e non ho riconosciuto neanche in volto, ma ci ha rilasciato una grande intervista. Lei non sa chi sono io. No, non lo so, come si chiama? Lei con chi ho l'onore di parlare? Lei non sa chi sono io. E allora io non posso parlare con lei se lei non sa chi sono io. Signor? Io non glielo posso dire, però se mi vuol fare qualche domanda, perché io sono qui in incognito. Ah. Eventualmente potrebbe chiedere a qualcuno chi sono. Va bene. Sa perché? Perché io ho dei campi di smemoratezza. E assolutamente, prego, non mi ricordo il mio nome, non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi sono. E io sono un fan di Cucchi, di Enzo Cucchi, quindi considero grande la sua stravaganza, il suo gioco con le forme e infatti non posso farne a meno di visitarlo, di amare la sua opera. Quindi lo segue da un fan da tanto tempo? Beh, da sempre, voglio dire, come i calciatori, lui è come un grande calciatore, un grande atleta. Ma lei vuol tentare con il cinema, immagino? Io? Nella vita? No, in realtà no. Perché? No, pensavo che volesse tentare con il cinema, perché ha una mano molto ferma del tenere la telecamera. E da Enzo Cucchi chi sono io? Eccolo là. Ma io mi vergogno, se vuole accompagnarmi lei ci andiamo insieme, le va? Andiamo. Hai un minuto? Ho rivelato la mia identità. Devo vedere le sue mostre, i suoi gol. Sono mostre, le sue opere sono come i gol. Il gol di Bruno Giordano, perché io sono laziale, è chiaro, no? Quindi uno dei più grandi che siano mai esistiti. E lui è un grande maestro e quindi è uguale. Grande! Chi è lui? È uno dei più grandi poeti romani che abbiamo. È italiano, si chiama Valentino Zacchi. The Art for Us Studio, alla prossima puntata!